L'argomento che tratterò oggi è relativo ai porti turistici, alla fiscalità sui posti barca e la relativa iscrizione catastale. Innanzitutto occorre affermare che i porti italiani sono costruiti su porzioni di territorio che appartengono al demanio marittimo. In ragione di ciò, se una società, un privato, ha intenzione di gestire un porto turistico, deve ottenere la relativa concessione. Dal punto di vista operativo, la concessione può essere di due tipologie: l'assegnazione di un diritto di tipo obbligatorio sui beni ricevuti in concessione, la costituzione di un diritto reale di superficie sui beni costruiti a seguito della concessione. La disciplina per quanto riguarda la concessione demaniale marittima relativa ai porti turistici ormai è assimilabile al diritto reale di superficie, a meno che non sia diversamente ed esplicitamente stabilito all'interno dell'atto concessorio. Per quanto riguarda i diritti nascenti dall'atto di concessione, c'è un'importantissima sentenza da parte della Corte di Cassazione, la numero 4402 del 1998. Il legislatore nazionale ha creato una normativa ad hoc per quanto riguarda le infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, più precisamente è il DPR 509 del 1997. Molto importante l'articolo 2 che suddivide le infrastrutture dedicate alla nautica da diporto in porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio. Per chi volesse approfondire può leggersi l'articolo 2, perché ci sono anche le relative definizioni. Ma non solo, il DPR in questione disciplina anche il procedimento per quanto riguarda la realizzazione di un'infrastruttura dedicata alla nautica da diporto, il procedimento per quanto riguarda l'approvazione del progetto e tutte le attività procedimentali adesso collegate. Detto questo, sicuramente il contratto più importante che viene stipulato in ambito portuale, o meglio dal concessionario che gestisce un porto turistico, è sicuramente il contratto di ormeggio. Per chi volesse approfondire sul contratto di ormeggio può visionare la mia video argomentazione disponibile su questo canale YouTube. Dal punto di vista fiscale va evidenziato che qualora il concessionario agisca quale parte pubblica in un rapporto di carattere pubblicistico, trova applicazione lo stesso trattamento tributario contemplato per l'atto di concessione tra demanio marittimo e concessionario. Infatti in tal caso non trova applicazione il presupposto soggettivo dell'IVA e ai sensi dell'articolo 5 numero 2 della tariffa legata al DPR 131 dell'86 trova applicazione l'imposta di registro, che prevede per le concessioni demaniali un'imposta con aliquota proporzionale del 2% sul valore del corrispettivo pattuito. Occorre comunque richiamare anche un importante RM dell'Agenzia delle Entrate, la numero 430.405 del 91, poiché ove invece il concessionario di un porto che gestisce un porto turistico agisca in ambito nell'esercizio di impresa, le concessioni sono soggette regolarmente ad IVA e costituiscono componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile sulle imposte dirette. Occorre anche richiamare un'ennesima RM, sempre dell'Agenzia delle Entrate, la 1/E del 2010, che è stata adottata sulla scorta di ciò che è stato previsto in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 6138 del 2009, perché è stata prevista l'equiparazione dell'affitto dei posti barca all'affitto dei terreni destinati a veicoli. Di conseguenza non trova applicazione in linea generale l'esenzione prevista per le locazioni di beni immobili e dette operazioni saranno soggette ad IVA e dovrà applicarsi l'imposta in misura ordinaria. Per le autorità portuali, o meglio per l'autorità di sistema portuale, le attività rese in ambito portuale non costituiscono, ai sensi dell'articolo 74,2 del TUIR, attività commerciali. Di conseguenza i corrispettivi non saranno soggetti ad IVA. Detto questo, ho citato precedentemente il diritto di superficie ed è giusto naturalmente approfondire la materia. Ormai nella prassi è
pacifico che nello stesso atto concessorio che intercorre tra il demanio marittimo ed il concessionario si concretizzi, si configuri un apposito diritto reale di superficie, a meno che non sia espressamente previsto negativamente all'interno dell'atto concessorio. Il diritto di superficie è disciplinato dagli articoli 952 e seguenti e consente la possibilità concessa dal proprietario del suolo, in questo caso il demanio marittimo, al superficiario, che altro non è che il concessionario, gestore del porto turistico, di fare e mantenere delle opere sul suolo di cui quest'ultimo diverrà proprietario. Se il diritto di superficie è a tempo determinato, alla scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo, in questo caso il demanio marittimo, diverrà anche proprietario delle opere che sono state erette. A meno che erette. È bene comunque affermare che il superficiario e quindi il concessionario del porto turistico in realtà ha due diritti: un diritto reale di superficie in senso stretto derivante dall'atto concessorio, ma anche un diritto reale sulle opere per l'appunto erette. Di conseguenza, a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto concessorio, potrà anche concedere a terzi le dette opere utilizzando gli strumenti civilistici. Gli strumenti civilistici sono sicuramente l'istituto dei contratti che possono essere stipulati, i quali possono essere sia atipici che tipici. I contratti più diffusi sicuramente sono la locazione, per esempio il comodato, eccetera. È da affermare che in questa operazione il superficiale, quindi la società concessionaria che gestisce il porto turistico, potrà inserire anche delle limitazioni al suo avente causa non previste all'interno dell'atto concessorio. I posti barca all'interno di un porto turistico sono sicuramente una proprietà superficiale e di conseguenza possono essere anche trasferiti, ceduti a terzi, ma essendoci la cessione di un diritto reale sarà necessaria la stipula attraverso un rogito notarile. Dal punto di vista fiscale, se il venditore agisce nell'esercizio di impresa, si applicherà l'IVA in maniera ordinaria. Se invece il venditore agisce quale privato, si applicherà l'imposta di registro proporzionale del 2%. Può capitare che nell'atto concessorio che intercorre tra il demanio marittimo ed il concessionario non si configuri un diritto di superficie, ma si configuri un contratto di tipo obbligatorio assimilabile alla locazione. Ebbene, è proprio chiarire che in questo caso non si configura nessun tipo di proprietà superficiaria. Potrebbe anche accadere invece che la società concessionaria di un porto turistico ha sì la proprietà superficiaria, ma anziché cederla a terzi si limiti ad affittare posti barca a terzi soggetti. Ai fini IVA, il corrispettivo del contratto di ormeggio, sia che sia stato stipulato a breve termine o pluriennale, comunque soggetto all'imposta con aliquota ordinaria, tranne per quanto riguarda i marina resort per i quali è prevista una riduzione dell'aliquota del 10%. Qualora l'IVA non sia applicabile per mancanza del presupposto soggettivo, in quanto il contratto di ormeggio viene stipulato da un privato, si applicherà l'imposta di registro proporzionale del 2%. Ed è bene chiarire che ai fini delle imposte dirette, se la locazione è concessa dal titolare del diritto di superficie, in questo caso si applicheranno le norme che regolano la tassazione dei redditi da fabbricati, tenendo in debito conto anche la rendita catastale eventualmente assegnata al posto barca. Se in ultimo la locazione è concessa dal titolare del diritto di utilizzo di tipo obbligatorio, il canone percepito costituirà un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.
A questo punto occorre richiamare nuovamente un importante RM che ho già citato precedentemente, che è la 1/E del 2010 da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate si sofferma sull'applicazione dell'IVA ad una società che locca gli ormeggi. Per locazione l'Agenzia delle Entrate ha affermato che quest'ultima prende vigore nel momento in cui una società mette a disposizione un determinato specchio acqueo all'utenza per un determinato periodo di tempo dietro al corrispettivo. A ben vedere l'Agenzia delle Entrate non fa altro che ricalcare ciò che è stato affermato dalla Corte di Giustizia in un importante procedimento, il numero 174 del 2006, ove si è affermato che un rapporto giuridico nell'ambito del quale ad un soggetto è concesso il diritto di occupare e di usare in modo anche esclusivo un bene pubblico, specificamente zona del demanio marittimo, per una durata limitata e prospettivo, rientra nella nozione di locazione di beni immobili. In tal senso si è orientata anche la nostra giurisprudenza su tutte Corte di Cassazione 6138 del 2009, ma per quanto riguarda i posti barca c'è un'altra importantissima causa da parte della Corte di Giustizia, che è la causa 428-2002 relativamente al trattamento IVA per quanto riguarda i posti barca sia in acqua sia i posti barca a terra per il rimessaggio dell'unità di porto, laddove è stato affermato che dette operazioni rientrano nella nozione comunitaria di locazione di beni immobili, ma in particolar modo e più precisamente di locazioni di aree destinate a parcheggio di veicoli. Con ciò non potrà trovare applicazione il regime di esenzione in linea generale per quanto riguarda locazioni di immobili, ciò sulla base di un'apposita direttiva dell'Unione Europea, ma anche sulla base di ciò che prevede l'articolo 10 numero 8 del DPR 633 del 72. Di conseguenza troverà applicazione l'IVA in misura ordinaria. Un'altra questione molto dibattuta è sicuramente l'iscrizione catastale del posto barca. È pacifico che le aree portuali come i pontili, i moli, le banchine eccetera siano iscritte nel gruppo catastale contraddistinto dalla sigla di 8. Sul punto l'Agenzia del Territorio, con circolare numero 13.329 del 2002, ha precisato che posti barca e posti turistici devono essere iscritti nella categoria di 8. Di contro, il Ministero delle Finanze, con RM1/DPF del 2003, ha affermato invece che posti barca all'interno dei porti turistici devono rientrare nella categoria di 12. Sulla base di determinate norme che non sto qui a trattare, c'è chi ha affermato che dovrebbero essere inseriti addirittura nella categoria contraddistinta dalla lettera E. Non dimentichiamoci che l'iscrizione in catasto determina l'attribuzione di una rendita rilevante anche ai fini delle imposte dirette e delle imposte locali. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza numero 15.198 del 2016, che non ha fatto altro che riprendere ciò che era già stato affermato dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza numero 13.794 del 2005, affermando che posti barca, porti turistici e stabilimenti balneari devono essere inseriti nella categoria catastale di 12, in uno speciale classamento denominato posti barca, porti turistici e stabilimenti balneari. I giudici hanno anche precisato che nel calcolo del valore catastale del porto turistico deve essere ricompreso anche lo specchio acqueo antistante il porto turistico, nonché anche lo specchio acqueo antistante il posto barca. Sul punto, Corte di Cassazione, sentenza numero 7868 del 2016. Ma occorre osservare che affinché uno specchio acqueo possa essere assoggettato ad imposta locale, ciò è da escludersi nel momento in cui lo strumento urbanistico non preveda che quell'area possa essere edificabile, quindi fabbricabile. L'utilizzazione del posto barca può essere connesso anche al possesso di titoli azionari che sono stati emessi dalla società concessionaria che gestisce un porto turistico.
in questo caso non si viene a concretizzare nessun tipo di contratto di ormeggio. Il titolo in forza del quale il socio potrà utilizzare il posto barca non è un contratto di scambio, ma è previsto nello stesso contratto di società e si viene a creare quello schema riconducibile alla multiproprietà azionaria, ma che sia chiaro, i beni sono sempre di proprietà a tutti gli effetti della società concessionaria. Sul punto Corte di Cassazione 4088 del 97, ma anche Corte di Cassazione 5494 del 1999. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 172 del 2003, le azioni che sono state emesse da una società concessionaria che gestisce un porto turistico, le quali attribuiscono la possibilità di usufruire di un posto barca, non costituiscono strumento finanziario. A questo punto, in ultimo, mi devo soffermare sulla tassa dei rifiuti relativi al posto barca, quindi sulla TARI. L'anno scorso, nel 2023, è stata un'importantissima sentenza da parte della Corte di Cassazione, la 33.106, laddove la Corte di Cassazione ha rafforzato, perché era già stato previsto in due altre sentenze precedenti, che il tributo in questione deve essere corrisposto dalla società concessionaria che gestisce il porto turistico, anche se ha ceduto il diritto di superficie naturalmente a terzi. La Corte di Cassazione è partita da un presupposto molto importante: è la società concessionaria che ha la detenzione in virtù dell'atto concessorio del demanio marittimo e dello specchio acqueo, e di conseguenza è considerata soggetto passivo del tributo anche se abbia ceduto i posti barca a terzi. Visto e considerato che è una sentenza molto importante, perché ci sono state molte interpretazioni in materia, ho deciso di leggere i punti più importanti. Quanto alla problematica della legittimazione passiva del porto turistico, puntini puntini, premesso che, in sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 507 del 1993, la tassa sui rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui l'articolo 62, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Porto puntini puntini, quale concessionario del trattato di suolo demaniale marittimo dello specchio acqua antistante, ha una situazione giuridica soggettiva di detenzione relativamente all'intera area oggetto della concessione e dunque a tutte le superfici acque coinvolte, su cui pure è dovuta la tassa sui rifiuti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con un'altra importante sentenza, la numero 3829 del 2000. Secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di aree scoperte, utilizzata dall'articolo 62 del decreto legislativo 507 del 93, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto solido o liquido di cui l'estensione è composta e dunque dal mezzo terrestre o navale utilizzato per fruire di quella estensione. Questa Corte ha peraltro già affermato in passato che, ai fini dell'obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la sola stipulazione da parte del soggetto titolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi connessi all'uso dei posti barca, del contratto di ormeggio con il diportista, anche qualora per le concrete pattuizioni intervenute sia equiparabile a un contratto di locazione, non è idoneo a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte e a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario, risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio e i servizi connessi, senza sottrarre quello spazio alla detenzione del concedente. Sul punto anche Corte di Cassazione 3829 del 2009 e più recentemente Corte di Cassazione 3798 del 2018.
Il motivo in esame deve dunque essere rigettato, affermandosi il seguente principio di diritto. In materia di rifiuti, il concessionario porto turistico detiene, come ho detto io precedentemente, in forza della concessione, il demanio marittimo, lo specchio acqua antistante, ed è pertanto soggetto passivo del tributo relativamente ai cosiddetti posti barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi,